Ciao bimbi, eccomi di nuovo con voi. Allora, visto che molti di voi hanno già fatto i disegni sull'arcobaleno, qualcuno deve ancora farli, ho pensato di realizzare per voi un'attività per ripassare un pochettino i colori. Allora, vi racconto prima una storia, la leggenda dei colori che hanno fatto nascere poi l'arcobaleno. Ascoltate bene. La leggenda dei colori. Era un sabato mattina e nel cielo risplendeva un bel sole. I colori uscirono per andare al mercato. Arrivò il colore giallo, il viola, il rosso, l'indaco, l'arancione, il verde e il blu. Buongiorno, signor blu, disse il signor verde. Buongiorno a lei, signor verde. Ha visto che bel cielo azzurro che c'è oggi? Sì, è solo un po' azzurro, disse il signor verde. Io sono il verde. E chiaramente sono il più bello di tutti. Sono il segno della vita, della speranza. Sono stato scelto per colorare l'erba, gli alberi, le piante. Senza di me tutti gli animali morirebbero. Guardatevi intorno nella campagna e vedrete che io sono in maggioranza. Ma Blu lo interruppe subito. Tu pensi alla tua terra, ma non consideri il cielo e il mare. È l'acqua la base della vita che viene giù dalle nuvole e riempie il mare, i fiumi, i laghi. Il cielo dà spazio, pace e serenità. Senza di me voi non sareste niente. Improvvisamente arrivò il giallo sorridendo. Ridendo disse: Voi siete tutti così seri. Io porto sorriso, gioia e caldo nel mondo. Il sole è giallo, la luna è gialla, le stelle sono gialle. E quando fioriscono i girasoli, il mondo intero sembra tutto sorridere. Senza di me non ci sarebbe nessuna allegria. Improvvisamente arrivò anche l'arancione, che si fece largo fra tutti e disse: Io sono l'arancione, il colore della salute e della forza. Sono prezioso perché porto le vitamine. Pensate alle carote, alle zucche, all'arancia, al mango, alla papaya. Io non sono presente per tanto tempo, è vero, ma quando ci sono, il mio colore riempie il cielo dell'alba e del tramonto. Sono così bello che nessuno pensa più ad uno solo di voi. Il rosso poco distante urlò: Io sono il re di tutti, io sono il colore della vita, quello più affascinante, il colore dell'amore. Tutti i bambini colorano tanti cuoricini sempre del mio colore. Improvvisamente arrivò anche Violetto, che si alzò in tutta la sua altezza, era molto alto e parlò con voce in pompa magna. Io sono il colore dei regnanti e del potere. Re, regine, capi e prelati hanno sempre scelto me perché sono il segno dell'autorità e della sapienza. Le persone non domandano, a me essi ascoltano ed obbediscono subito, immediatamente. Infine parlò Indaco, molto serenamente, ma con determinazione. Pensate a me, io sono il colore del silenzio. Voi difficilmente mi notate, ma senza di me diventate tutti superficiali. Io rappresento il pensiero, la riflessione, il crepuscolo e le acque profonde. Voi tutti avete bisogno di me per bilanciare e contrastare, per pregare ed inneggiare alla pace. E così i colori continuarono a discutere, ognuno convinto di essere superiore agli altri. Litigarono continuamente, sempre più violentemente,
Senza sentire ragioni, ognuno era il più bello dell'altro. Improvvisamente un lampo squarciò il cielo, seguito da un rumore fortissimo. Il tuono, la pioggia che seguì violenta li impaurì tutti a tal punto che si strinsero tutti insieme vicini vicini per confortarsi. Nel mezzo del clamore la pioggia iniziò a parlare. Voi sciocchi, colori, litigate tra di voi e ognuno cerca di dominare gli altri. Non sapete che ognuno di voi è stato fatto per un preciso scopo unico e differente? Tenetevi per mano e venite con me. Dopo che ebbero fatto pace, essi si presero tutti per mano. La pioggia continuò. D'ora in poi, quando pioverà, ognuno di voi si distenderà attraverso il cielo in un grande arco di colori per ricordare che voi vivete tutti in pace e siete grandi amici. L'arcobaleno è infatti segno di speranza e di pace per il domani. È per quello, bimbi, che li avete realizzati anche voi e appesi fuori dalle vostre case. Adesso un piccolo esercizio. Allora, abbiamo visto che l'arcobaleno arriva sempre dopo un momento di pioggia, quando ritorna il sole e con la sua luce risplende tra le goccioline della pioggia e fa nascere questi bellissimi colori. Quindi, ripetiamolo insieme. Prima dell'arcobaleno arrivano le nuvole e tanta pioggia. Poi il sole e alla fine i nostri archi colorati. Che colore è questo? Rosso. Questo? Arancione. Questo giallo, ditelo voi, bravi, verde, blu, questo è difficile, indaco e violetto, bravissimi. Adesso sai cosa fate? Sapete cosa fate? Andate a giocare insieme ad un adulto che è in casa con voi. Al gioco mamma comanda colore, è un po' come strega comanda colore, ma facciamo che oggi diventa mamma comanda colore, in cui la vostra mamma o il nonno, la nonna, chi c'è lì con voi, il suo fratello, il papà, vi dice mamma comanda colore rosso, voi andate per casa a cercare il colore rosso e lo indicate con il dito, come per esempio essere fatta una bomboletta, colore rosso. Oh, mamma comanda colore grigio, ecco, colore grigio, mamma comanda colore eccetera eccetera. Giocate un pochettino a cercare in casa i vari colori che conoscete. Allora, la maestra, di qua, metterà sulla piattaforma di cui ha parlato con l'audio sul gruppo WhatsApp stamattina, altre indicazioni. Una bellissima canzone che vi pregherei di ascoltare, molto bella, che parla dei colori dell'arcobaleno e di un bimbo che porta tutti i bei colori dentro di sé, e un piccolo video che fa vedere un po' come si può disegnare l'arcobaleno. Adesso, quando metterò online su YouTube il video, ci saranno segnati al di sotto, per magari vi faccio vedere con un altro tutorial i vari link che vi ho accennato, quindi potete vederli sia sulla piattaforma Padlet, per chi mi manderà l'indirizzo di posta elettronica per accedere, oppure direttamente sotto il titolo del video su YouTube. Ok, sono un po' papinata, ma vi auguro una buona serata. Grazie e ciao a tutti.